di questi istituti di, io li chiamo istituti di clausura perché erano chiusi, ma chiusi veramente, cioè noi bambini nel quartiere venivamo qui a Monte Mario a piedi oppure con il triciclo, con la bicicletta a scorgere da fuori che cosa succedesse in questo comprensorio, perché i genitori ce lo proibivano, cioè era il mondo dei pazzi. E poi dopo, con l'apertura dei cancelli, però le strutture che li accoglievano non erano ancora pronte o preparate. Ci sono due episodi che mi hanno molto colpita e mi fanno pensare come la detenzione qui dentro abbia poi creato delle grandi fratture con la realtà sociale. Una era una donna che aveva l'abitudine di mettersi all'angolo con la Trionfale a chiedere l'elemosina e poi si portava fino al mercato che c'era in piazza a Monte Mario e si denudava. Lei diceva sempre che era la Madonna di Lourdes e questa cosa a noi bambini che andavamo con mamma a fare la spesa ci creava tanto dolore, tanta sofferenza, tanto ilarità, perché questa ragazza si offriva, diciamo, gli uomini la prendevano in giro, le scoprivano le gambe, lei si alzava le gonne, faceva vedere le parti intime e mamma mi ricordo che mi copriva gli occhi con la mano. Invece l'episodio che veramente mi ha creato un grande turbamento, ancora oggi quando devo pensare a una persona umiliata penso a quest'uomo, non so quale fosse il suo nome, robusto, alto, da Santa Maria della Pietà fece tutto il percorso fino alla chiesa di San Francesco a Monte Mario, era il mese di giugno, quindi quasi era arrivata l'estate. Lungo il percorso incominciò a denunarsi, nessuno lo fermò e entrò in chiesa ed era completamente nudo. Io mi accorsi di lui mentre andavo a farmi la comunione e c'era Padre Claudio sull'altare che intelligentemente non urlò e né cambiò il suo atteggiamento. Quest'uomo vicino a me prese la comunione insieme a me e poi come al solito c'è sempre qualcuno che non capisce. Incominciò una persona anziana a urlare: ah, in chiesa avete fatto entrare un uomo nudo, che scandalo, che cosa terribile. E il sacerdote dovette difendersi da quest'uomo che andò sull'altare, prese un crocifisso e incominciò a lanciarlo. Tutto quello che incontrava incominciò a lanciare. Il medico che doveva dargli un tranquillante arrivò tardi e per tanto tempo quest'uomo nella chiesa si dibatteva nudo, indifeso. Poi finalmente trovammo un medico e gli fecero una puntura, un calmante, lo coprirono con la cappa, si chiama così, penso il vestito dei sacerdoti o dei chierichetti. E lui poi dopo, quando gli dietro il tranquillante, poi piangeva ed era tutto chiuso in sé. Quello d'ambulanza lo portarono via, un ricordo terribile che ho di Santa Maria della Pietà e dei Santi Innati.